In quante città è stata Nadine in Svezia? Direi 4-5. Non Stoccolma? So che i nomi non li detta Stoccolma? Stoccolma. Poi vabbè. Norrköping, no? No, no. Göteborg, Göteborg? Sì, okay. Perché ci vive mio cugino. Ma l'ha sentito poi, dire? Poi bellissimo, sono stati degli isolotti. Che si chiamano? Sola, che non mi ricordo come si chiamano, ma l'arcipelago sotto i fantasmi. Io sono molto amico. Lei ha visto le Olimpiadi? No, lavorava, sì. No, sa chi è il principe della Rai dei telecronisti? È un grandissimo Franco Bragagna, okay, quello che ha raccontato quello che ha raccontato la cerimonia, i 100, l'atletico, ok? È un'enciclopedia. Ma questo signore, anche perché è difficile, insomma, lui le forze, ad esempio, non dice Rio de Janeiro, dice Rio, forse dicono così davvero. Ma sì, là ha mai sentito dire Göteborg come dice lui? Göteborg? Göteborg. Göteborg. Sì, delle due l'una. O ha sentito dire Göteborg o Göteborg? Là cosa io, ha sentito? Io ho sentito Göteborg. Ah, allora è vero. No, perché i suoi denigratori, lui è sovrumano. C'è gente che dice, no ma guarda che, dei colleghi dicono, no ma guarda che sbaglia tutto, invece non sbaglia tutto, no, perché si documenta. Sì, esatto, poi mi dipende. Poi c'è un'altra mentalità, uno dice sì, ma se dici Göteborg un italiano non capisce, perché è molto lontano da Göteborg. Ma lei, cioè, ad esempio, no, se noi fossimo adesso in Svezia, io capirei qualcosa mentre parlano, il ciao lo capisco? Ciao e ehi, non puoi capirlo magari, però no, è molto difficile come lingua, ti dico, io non la parlo, io la capisco un po', non me l'hanno mai insegnata e questa cosa mi ha distrutto. Ritorno sul costume, Nadine, ma ecco, adesso quando è passata gliela tutto. Ecco, una roba così, ma anche più scoperta, ovvero quanto sono abbronzata, io romanzo su questo. Sono bianchi, no? No, è certo, però il... Guardami come son bella, meriterei di lavorare in TV, sono come una show, non mi manca nulla, da Diletta Leotta e Belen Rodriguez. Ovviamente è passata una signora anche normale, il copricapo è unico. Là vivono per quello come qua? Insomma, nel suo mondo... Ma là sono fortunate anche dal lato forse estetico. Che sono ah, brava, alte, sì. Tante... Come Carolina Kluft, se la ricorda la saltatrice. No. Non è sportiva, niente. Quindi ha ragione su quello. Cioè però, hanno già, secondo me, sono esteticamente sono diversi. Sì, però vivono per apparire come tante ragazze qua? Alcune sì, altre no. Anche lì è carattere, certo. Sicuramente. Beh, in Italia in la percentuale è cresciuta. Sicuramente in TV non vedi quanto qua. Cioè, no, quanto qua vedi per esempio, la velina o la ragazza brava. Immagine, là si vede molto meno. Io parlo di Reggio Emilia che conosco bene. Poi... come giornalisti intervistare neanche riprendere sotto i 18 anni non possiamo se non col permesso dei genitori, ma certi temi tante volte vedo, cioè l'estate è l'occasione per scoprirsi già a 13-14 anni là è così pure o di meno? Forse un po' meno ma non è stata al mare quindi no, è stata ma dove mi ha detto? Sono stata su delle isole sì. E poi vabbè il mare in realtà a Stoccolma fanno tutti il bagno, cioè sono le spiagge bellissime, mi dà un voto. Sono molto spiagge tipo lago. Non tipo lago. Mi dai il voto ad Alba e il voto alla Svezia? Non al negozio, non al locale. Sì, Alba. La vivibilità di io questo. Io per come sono fatta vivrei qua. Là è bellissimo, però viverci... Quindi 8 qua... L'inverno è tanto buio. 8 qua e 7 là? Sì, ah, il buio. Il buio fa tanto, E allora, ma scusi, ma se mi ha appena detto che vuole andare a lavorare là? No, ho detto che volevo. Ah, cambiato idea. Là, tipo, di fila e ho detto cavolo la gente come ti dicevo questa freddezza che però non è il loro modo di essere non è ma anche la nonna che... è così sì, veramente sì. Ma è bionda la nonna bionda alta ma quindi non si abbronzano però solo si scotta rigida certo. Anche nelle regole noi certo. Siamo più magari anche in casa no là io mi ricordo sempre i miei cugini no i dolci solo il sabato. Quindi non ingrassano? Madosca, io dico, come? Mi sgridavano sempre. Bello, beh, mi ha offerto... Quali, secondo me, un po'. Ma il governo non ha idea se sia di destra o di sinistra o di 5 Stelle. 5 Stelle non credo ci siano. Quindi... perché là è monarchia costituzionale. Ah, brava. 8 qua e 7 là, la vita, la vivibilità. E poi ti dico, magari là non ci fosse tutto questo buio, sarebbe anche diverso. Ma la nonna non vorrebbe, non vorrebbe vivere, quanti anni ha? La nonna adesso è la 79. Non vorrebbe vivere qua invece? Lei è venuta giù perché io sono l'unica nipote. Ma quante volte è venuta ad Alba? Una forse. Ah, per lei proprio.
È l'unica nipote? Sì, e quindi sta qua. Ma ha sposato uno svedese? Sì, che però non c'è fatto. Ecco, ad esempio, lei è uno svedese, no? Non dico sposerebbe, ma vivrebbe con uno svedese? Non una notte, un anno. Non lo so, dipende il carattere che trovi, però... Ma finito il Covid, torna là in vacanza ogni tanto? Sì, assolutamente. Quello volevo già andare quest'anno, ma è stato tutto... Anche perché mio ragazzo non ha mai visto, quindi voglio assolutamente portarlo... Ecco. Lavora qua? A Corte Emilia. Ah, speravo. Invece il...